Oh, ce la vuole fare. Buonasera. Siccome ci sono le luci ancora a giorno. Siccome stanno tante luci ancora a giorno. Ah. Perché lei a casa vive al buio. Sì, perché mi piace il buio, è più eccitante. È più eccitante il buio. Il buio ci fa eccitare. Sì, così non si deve vedere. Bravo. È ovvio, no? Lei è astuto come me. Non ci guardiamo per la moglie. A me se non piace mia moglie, allora non vedete. Dica tutto, signor Tommaso. Io mi chiamo Tommaso Marroccoli, vengo da Altamura, provincia di Bari. Sposato felicemente con mia moglie. Incredibile. Sono un imprenditore di salumi e formaggi. Cioè una catena di supermercati. Pochi li vende, molti se li magna. Si vede. Vabbè, ci sta, è giusto, è giusto. Caro Tommaso! Allora. Oh, bisogna superare 140.000, eh? E qual è il problema? Non lo so. Alti e bassi. Yes. Giancarlo Magalli ha recitato in diverse pellicole. Nel 1985, per esempio, ha interpretato il telecronista Capocchia in quale film? Tacchi a spillo o Uccelli d'Italia? Uccelli d'Italia. Perfetto, Tommaso! Preparato. Questo famosissimo brano è cantato da un ragazzo alto più di 1,90 m. Dice sì, vabbè, ma chi è? Mika o Robbie Williams? Mika. Mika. Esatto, Mika, perfetto. Quale cantante italiano ha una moglie e un amante ufficiale e vive felicemente cantando Su di noi nemmeno una nuvola? Pupo o Toto Cutugno? Pupo. Perfetto, Tommaso! Questo è formidabile. Oh, Tommaso! Quattro, tutti go! No, Paolo, ti devi mettere così. Ti devi girare. Devo toccare. Un po' di rispetto anche per la professione. Ho capito. E dire che ti piaci. Vengo birbanteggiato da costui. E quel poverino me lo maltratti sempre. Quel poverino me lo maltratti sempre. Altre proteste da avvolgere? No. Adesso vediamo, speriamo che questo sia andato male, così poi se ne va a casa. Vabbè, pazienza. 25.000! 25, poca roba, una miseria! Oh, e adesso le domande difficili. Mo ti voglio. E adesso lo cazzo tuoi! I nomi delle band. È facile, sei stato fortunato, Tommaso. Vada, maestro. Aia! Ma come ti maltratti? Come si chiamavano originariamente i Queen? Smile o Pooh? Pooh. I Pooh. Come si chiamavano, scusate? Originariamente. Non c'è bravo. Ah, bello. No, aspetta, non ho capito. Ciccio. Scusami, non mi dice i pupi, dice! No, non avevo capito, scusate, potete ripetere. No, avevo detto come si chiamavano originariamente i Queen? Smile o Pooh? Smile. Non avevo capito! Perché io i Pooh li conosco, sono amici miei i Pooh! I Pooh sono amici miei, li conosco! Non potevo mai dire Pooh. Io stavo dicendo Pooh, volevo dire una parolaccia. Poi non mi sono fermato. Purtroppo la sua maleducazione l'ha tradita. Voleva dire la parolaccia. Non si è riuscita a tenere. Pazienza. Fa niente, va. Dai, tranquillo. Oh, sono amici suoi i Pooh? Sì. A proposito di Pooh, i Pooh un tempo si chiamavano come? No. Ma che amici suoi? Si chiamavano Jaguars. Assunsero poi il nome Pooh ispirandosi a che cosa? A un orsetto o al modello di un'auto? No, di una moto. Di una moto. Un'auto o una moto? Una moto. Orsetto. Orsetto. Esatto, l'orsetto. Ah, mi sono sbagliato.
questa la sbaglia, vada, vada. Quale band ha preso il nome da una rivista di moda? I Moda o i Depeche Mode? Ecco fatto, chi è morto? Depeche Mode. La sa, sì. Sa pure questa, sì. Bravo Tommaso. Il nome degli articolo 31 trae origine dall'articolo 31 della legge irlandese su che cosa? Sulla libertà d'espressione o sul divorzio? Libertà d'espressione. Perfetto, bravo. Tommaso! E vai! Questo è un fenomeno, non riesco a liberarmene, è troppo bravo. Vada, vada, coraggio Tommaso! Coraggio Tommaso! Aspetta, c'ho la miseria, scusa. Vedi, se ho fatto quel danno perché non ti ho toccato il culetto. Paolo, non è così, Paolo. La buona sorte! Ma... Caro Tommaso! Oh, lascia, quella è mia. La buona sorte, l'ho scelta io, è mia. Non ci costringa a fare la puntura. Allora, non ti avvicinare la tromba. Questa di, eh? La tromba. Chi? Ah, la tromba. Sì. Volevo difenderla. A tra poco. Oh. Inizialmente, durante la pausa noi non ci muoviamo da come stiamo, siamo immobili in attesa che ci venga data la linea. Nel frattempo esposto. Tommaso ha fatto l'attacca alla signorina, che però adesso le rivolgerà una domanda. Yeah. Attenzione, pochi secondi di tempo per rispondere. Prego, signorina cara. Qual è il cognome di Giannino, detto Gian Burrasca, il piccolo protagonista del romanzo di Vamba del 1907? Giannino, nome Gian Burrasca, aiuto. Non mi dici la scelta? No. Il nome di Giannino, detto Gian Burrasca. Madonna, ce l'ho sulla punta della lingua. Faccia vedere. È vero. Eppure è giusto. Vabbè, dimmelo l'orecchio. Superi. No, Stoppani. Mi dispiace. Arrivederci. Arrivederci. No, non ricordo. Arrivederci. Bene, bene. Tommaso, non è successo niente, proseguiamo. Scusa, ma me lo puoi dire? Eh? Come si chiama? Stoppani. Ah, Stoppani. Stoppani. Attenzione, Tommaso, dobbiamo proseguire. Attenzione. Ultima domanda. Onigiri, in giapponese. Faltetta di... Ehi, ascolta, sto parlando. Guardate lui. Polpetto di riso o ventaglio di carta? Polpetto di riso. Che culo questo! Con coda? No!
con coda? No. No, con coda. Cosa? Coda. Cosa? Con che? Con cosa? Con che cosa? Oh. Beh, scusa. E facci capire che non capisco. Togli questi denti. No, tu peluto. Denti tutti. Di ragazze carine. Sei sicuro che è la lingua che non capisci o proprio una mazza? Perché... I denti. I denti, i denti. Ma che cazzerola è che qua? Un daggio di te. Ma no. Ma che è cooperativa qui? Il signore è refrattario alle regole. Non signorina qui, gondoliera, a dice sì, suggerito. Sì, però lui ha risposto. Direttore. Cosa ha risposto? Denti. Allora è corretto. È corretto, Paolo. Scusa. Non puoi dire fare niente, non puoi fare niente. È corretto, è corretto. Una situazione... Purtroppo ho capito male, è corretto. Io faccio harakiri kirkitsin. A posto. Quale è il nome? Guardami quando parlo. Guardami quando parlo. Oh. Allora, qual è il nome della madama? Della patata? Ma quale patata? Madama Butterfly di Buzzini. Che è Nictus. È rimasto? Ti senti bene? La madame, il nome. La madama. La madama, ho capito la madama. E dunque che non ho capito. Devo chiamare il 118? Dopo la madama. No, cosa, dopo la madama. Che stai a dire? Basta! Qual è il nome? Il nome della madama. Il nome della madama. Ma che è il nome della madama? Ma no! Ma chi ho detto io? Che... Quale è? Nome! Il nome della madama Butterfly! La madama Butterfly! Di Puccini! Allora, ci sono? Dimmi due nomi! Ma vado! Certo san! Mimi aiuta! Ripeti! Certo san! Certo san! Mimi aiuta! Mimi aiuta! Tre! Certo san! E voi! Yes. Oh, Nagatomo! Ah, hai fatto perdere, l'hai visto? Cattivo! Paese di mandolino! Italia! È più o meno grande di paese di Talevante! Giappone! Guagno! Io ve lo dico! Paese di mandolino! Ah, il mandolino! Metti di allora. Italia! È più o meno grande! Di paese di Tollevante, Giappone, più o meno, Italia, più o meno. Più. Meno. Paolo, io non capisco bene la domanda. E qua è un trabocchetto. Bravo! Perché, è un trabocchetto. Quello che volevi. Quello che volevi. Troppo simpatico, Tommaso. È stato un piacere immenso conoscere. Piacere mio. I denti, per favore. Però, ciao Tommaso. Ma se, mi avete truccato con i denti. I denti devo togliere. Ma dove devo uscire? Arrivederci, di là, Tommaso. Arrivederci, ciao, amico mio. Buona fortuna per tutto. Arrivederci. E allora...